Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte della mia guida in italiano di Disney Epic Mickey. Dunque, siamo nella giostra europea e questa volta dovremo trovare un punto per poter raggiungere il Colosseo, perché qua dobbiamo raggiungere il Colosseo, per fare in modo che per fare in modo di arrivare dalla Torre dell'Orologio, che sarebbe uno dei nemici del gioco. Dannazione, per prendere della pittura mi sono tolto una vita. Probabilmente le ritroverò qui. Infatti, ah, che culo. Allora, non è tanto difficile questa parte. Soltanto che non ricordandomi più che altro cosa avevo fatto in questa parte, mi viene un pochettino complicato. Comunque, no, qua non c'è più niente, quindi possiamo andare avanti. Allora, questa è la giostra europea e proprio per questo che si chiama europea dovremmo entrare nel Colosseo. Sicuramente ci saranno i monumenti europei. Quindi, aspetta, colpiamo questo amico. Ah, è diventato nostro amico, che bravo. Rispennelliamo un po' a destra e a sinistra e blocchiamo questi ingranaggi per far sì che ci permettino di andare avanti. Ups, non volevo distruggere tutto. Blocchiamo anche questo e saliamo su questa nuvoletta. Ok, adesso stiamo salendo in alto, in alto, in alto, in alto, per arrivare a questo punto che mi sembra che sia la Tour Eiffel. Sì, è proprio lei, fatta un po' male, ma vabbè. Quelle travi di supporto sono di cartone animato, l'ingegnere era un incapace. Wow, interessante. Quindi allora, se sono... credo proprio che dovremmo far crollare la Tour Eiffel. È crollata, ma che bello. Oh, ci fa da ponte, ora possiamo passare in tutta sicurezza. E quello è Oswald, ne sono più che sicuro. Che simpatico burlone che sono. Allora, saltiamo quindi sulla torre e andiamo avanti. Da qualche parte c'era uno scrigno, quindi dato che dovremmo entrare in quel Colosseo, prova ad avvicinarti a cercare un'entrata. Dato che questa parte per adesso è durata anche poco, possiamo cercare questo Colosseo e anche quel, come si chiama, quel forziere, quello scrigno forziere, vabbè, chiamatelo come volete. No, qua è tutto bloccato da solo foto. Non ne faccio niente delle foto per adesso. Però a me interessava, dai, trovare lo scrigno. Interessava quello. No, grazie. Per adesso non ci voglio andare. No, si è chiuso. No, non posso andare a prendere lo scrigno, la spilla. Vabbè, ho completato una missione. Entra nel Colosseo. Vediamo cosa succede. Allora, gamba di legno piccolo. Ehi, topolino, l'hai fatto davvero? Forse ti ho mal giudicato, ma fai attenzione in confronto al mio cugino che vive a Main Street. Io sono un timido. Oh, e serviti pure del tesoro, quanto a me sarà bene che vada. Che tesoro? Si è aperta una porta e abbiamo completato la missione. Trova il diario di bordo di gamba di legno piccolo. Ho una stanza piena di tesori. Difatti, stanza di tesoro, quindi ci saranno dei tesori al suo interno. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Prima di tutto facciamo un giro qui veloce per poter prendere quello che c'è qui sotto. Lì non posso ritornare indietro. Che cacchio, mi sono perso uno scrigno. Dai, ok, posso sopportarlo. Dunque, dovremmo saltare qui in alto. Oh, vedi, qui dentro un biglietto. E credo che questa sia la stanza del tesoro. Sì, infatti. Vediamo cosa otteniamo. Pittura e solvente, pittura e solvente. No, non mi serve. Continuiamo a utilizzare l'attaccante per poter ottenere quello che c'è qui dentro. Ma non me ne faccio niente della pittura e solvente. Per adesso datemi le fotografie, cade. Almeno fate qualcosa dentro. E c'è anche uno scrigno, quindi apriamolo e vediamo cosa troviamo al suo interno.
al suo interno abbiamo trovato una spilla di bronzo. Perfetto. Una volta averla tenuta, credo che qui non ci sia più niente da fare, quindi possiamo andare avanti. Qua troviamo un contenuto anche extra, il topolino macchiato dall'inchiostro. E credo proprio che ora possiamo andare avanti. Abbiamo ottenuto il tesoro. C'era anche un'altra porta che si era aperta, che è questa. Quindi andiamo qui avanti. Sei pronto ad affrontare la torre del villaggio? Ah, non era la torre d'orologio, era la torre del villaggio. Quindi sì, sono pronto e possiamo anche andare a sfidarla. Credo che ora dovremmo superare un mondo di mezzo prima di poterla sfidare, sì, infatti. Allora, prima mi son perso la spilla, ma questa volta non mi perdo mica la pellicola che potremmo trovare in questo punto. Allora, stiamo attenti. Dobbiamo sempre stare verso l'alto, non so perché le mettono sempre verso l'alto le pellicole, vabbè. Accettiamo quest'onta. Eccola qui, infatti. Sì. Ecco come faccio ad andare avanti. Probabilmente dovrò passare da qui. Sì, infatti. Qua bisogna stare attenti perché cadono ogni tanto pezzi di carbone, mi sembrano. Quindi dobbiamo superare velocemente questo punto. Guardate Gamba di Legno in questo vecchio gioco, che me lo ricordo ancora, bei tempi. E quindi ora possiamo andare ad affrontare la torre del villaggio. La torre del villaggio è un nemico abbastanza strano, nel senso che non è difficile da sconfiggere, ma la prima volta che si gioca ovviamente lo è. Comunque abbiamo completato la missione di raggiungere la torre dell'orologio. E c'è una tecnica per battere questa torre: utilizzare il solvente o la pittura. Ci viene più comodo utilizzare la pittura, quindi dobbiamo colpire le sue mani. Continuiamo a spennellare per bene. Allora, la tecnica che da utilizzare è una semplice: dobbiamo colpire in modo uguale tutte e due le mani della torre. Una volta che facciamo tutto ciò, dobbiamo aspettare che sia completamente spennellata. Oddio, per poterla poi colpire alla fine. Oh, mi ha già tolto quasi tutte le vite. Se è stato, me ne vogliono dare una. Proviamo, ecco fatto. Non è servito molto il guardiano. Non importa. Oh, qui pittura e solvente, perfetto. Continuiamo a colpire, perché la prima volta è sempre complicato, ma poi pian pianino ci si fa l'abitudine. Continuiamo a colpire. Perfetto. Oh, siamo quasi a un buon punto. Quindi dobbiamo soltanto colpire ancora poche volte, spennellare ancora poco. Spennelliamo anche la rimanente mano, che vedete ci apre un passaggio. Dobbiamo poi ridipingere la faccia della torre dell'orologio. Dai, che diamine. Ma no. E una volta fatto, abbiamo completato la missione torre dell'orologio. Perfetto. Ora tutto sembra ticchettare a dovere. Ed ecco che la torre mi apre una porta. E credo che in questa porta poi potremo andare avanti. Quindi, ecco il nostro amico, Gus Gas, che ci aumenta la possibilità di pittura, dato che abbiamo, come si potrebbe dire, sconfitto la torre dell'orologio con l'utilizzo della pittura, ci ha aumentato la pittura, possiamo notare che è più di prima. Ok, passiamo al prossimo livello, e andremo a Main Street, di già, voilà. Una volta fatto questo, cioè una volta arrivati a Main Street, ci saranno varie missioni da completare, ma magari alcune le farò adesso, magari alcune nella prossima parte, vedrò come fare e poi registrerò le prossime parti. Ecco un cutscene. Sono arrivati a Main Street, ma questo è un parco tematico? Oswald lo ha riprodotto al meglio, voleva che i personaggi fossero felici. Quali personaggi? I personaggi che il mondo ha smesso di guardare e di amare. Schizzi ma riusciti, extra, le ciambelle uscite senza il buco, personaggi rimasti allo stadio di bozzetti,
In buona parte vivono qui, nella coppia di questo posto creato da Oswald. Ha aperto il negozio e un chiosco di gelati. È una casa per loro. Era una casa per loro, prima. Prima di cosa? Prima del disastro del solvente. Oddio. È stato allora che la vita ha abbandonato Rifiutolandia. Oddio. Che cavolo? Scappa, amico. Ecco. Gli schizzi. Fu allora che arrivò a Macchia Nera insieme ai suoi servitori. Mamma mia, che disastro. Benvenuto a Main Street. Grazie, non è che... Topolino, Gus. Chi è questo? Ciao, zio Gus. Che bello vederti, Marcus. Per caso hai incontrato Oswald di recente? L'ultima volta che l'ho visto era diretto agli schermi proiettori in fondo alla strada. Ma quelli sono rotti ormai da diverso tempo. Insieme a Gamba di Legno e Orazio potrebbero aggiustarli. Ma è probabile che vogliano qualcosa in cambio. Potresti far funzionare lo schermo proiettore se mi portassi un paio di ingranaggi. Orazio probabilmente è l'agenzia investigativa. So che ne gestisce una. Gamba di Legno si vantava sempre del suo ingranaggio. Di solito si aggira intorno al municipio. Quindi, possiamo andare a vedere. Ti aspetterò fuori dalla sala giochi. Vieni da me quando avrai gli ingranaggi. Va bene. Comunque ragazzi, un'altra parte della mia guida in italiano di Disney Epic Mickey è finita. Spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi e attendete la prossima parte dove scopriremo qualcosa di più riguardante Main Street. Ciao ciao!